buonasera a tutti i telespettatori di DB TV Video Web TV 2.0 e di Video M Italia. Siamo qui in diretta da Cisternino, di fronte alla Chiesa Madre, per seguire le celebrazioni della Santa Messa in onore dei patroni San Quirico e Giulitta. Quest'anno all'esterno, per via delle restrizioni del Covid, come vedete sono già i fedeli tutti sistemati, rispettando il distanziamento sociale. Prima di iniziare la messa abbiamo il saluto del sindaco di Cisternino, il dottor Luca Convertini, a tutta la cittadinanza, che augura di festeggiare anche quest'anno, seppur in maniera così speciale, la festa dei santi patroni. Cari concittadini e care concittadine, quest'anno una festa patronale diversa dagli altri anni. Siamo ancora nella pandemia e quindi è necessario ancora un rigoroso mantenimento di quelle che sono le distanze, il distanziamento sociale che ci viene imposto per una questione, diciamo, sanitaria. Tuttavia non possiamo riconoscere nella funzione della festa patronale un momento di incontro di tutta la comunità che in qualche modo è contenta di potersi abbracciare e di potersi in qualche modo ricongiungere magari con i tanti concittadini che sono fuori della città di Cisternino, che si trovano in altri paesi all'estero. Quindi questa occasione quest'anno è ancora più sentita e quindi io immagino che ci torneremo ad abbracciare come abbiamo fatto in tanti anni in un prossimo futuro. È ancora una particolare situazione quella dei nostri santi protettori. Io spero che, come nel XVII secolo furono individuati quella contadina che la mattina vide questo bimbo che scopava la peste davanti all'attuale chiesa di San Quirico, io spero che i nostri santi protettori possano proteggere la comunità di Cisternino anche in questa occasione particolarmente dolorosa che è la pandemia. Ancora grazie a tutti coloro che in questo periodo stanno dando il loro contributo per venir fuori e per dare aiuto, sostegno a tutti coloro che da questo periodo avranno o hanno dei problemi. Pertanto un grazie ancora a tutti i cittadini e sono certo che torneremo a festeggiare i nostri santi patroni abbracciandoci. Ringraziamo il sindaco di Cisternino, il dottor Luca Convertini, per il suo contributo e il suo augurio alla cittadinanza quest'anno in videoclip, perché purtroppo non è possibile, insomma, farlo in presenza. E per chi si è appena collegato con noi, siamo in diretta davanti alla Chiesa Madre di Cisternino per seguire insieme, come stiamo facendo anche da diverse settimane su questi canali, la Santa Messa. Questa sera è una serata speciale perché festeggiamo i santi patroni di Cisternino. Quindi San Quirico e Santa Giulitta. Al termine della celebrazione abbiamo altri due contributi che saranno messi in onda. Uno è del professor Quirico di Ricuccio Punzi, professor Ricuccio Punzi, storico di Cisternino, che ci parlerà di come è nata a Cisternino la venerazione nei confronti dei santi Quirico e Giulitta, questi due santi martiri, figlio e madre morti nella convinzione e nella conferma di essere cristiani. E avremo inoltre il saluto e l'augurio anche del parroco di Cisternino, Don Carmelo Semeraro. Quest'anno siamo in una edizione particolare, molto speciale per via dell'emergenza coronavirus. Come dicevamo all'inizio, il Comitato Feste Patronali di Cisternino ha comunque voluto i festeggiamenti in onore dei santi patroni. Questa mattina c'è stato per le vie del paese il giro della banda dell'orchestra di fiati Città di Cisternino, che ha lietato per le vie del paese con le musiche della tradizione pugliese, ha fatto capire che nonostante tutto a Cisternino oggi è ancora festa, così come fino a qualche minuto fa per le vie del centro storico si sono sentiti i suoni della banda. Poche luminarie quest'anno, come vedete solo questa piazza è stata illuminata a festa, non ci saranno gli spettacoli pirotecnici, ma non potevano comunque mancare le celebrazioni religiose in onore dei santi patroni.
Tutte le sedie sono disposte a distanza di sicurezza nel rispetto delle normative anti-Covid. Vi ringraziamo per essere come sempre numerosi, affettuosi nel seguire le nostre dirette delle celebrazioni anche di domenica, e questa sera è sicuramente per tutti noi una serata particolare. Ci siamo, sta uscendo il vescovo e stiamo per iniziare la santa celebrazione. Stare un attimino seduti. Come ben sapete, ogni anno, nella prima domenica di agosto, la nostra comunità cristiana di Cisternino venera con particolare intensità di fede, di gioia, la venerazione, l'onore ai santi patroni Quirico e Giulitta. Quest'anno, a causa della pandemia, la celebrazione viene vissuta in maniera diversa. Abitualmente noi, come stiamo per fare ora, celebravamo la Santa Messa, seguiva poi la solenne processione per le strade del paese. Il nostro patrono San Quirico e sua madre Giulitta ci guardano dall'ingresso della chiesa e danno la loro benedizione, il loro benestare per questa celebrazione, il loro onore. E anche questo è un modo di festeggiarli e di ringraziarli per quello che essi rappresentano nella nostra vita umana, civile e cristiana di Cisternino.
Io do il benvenuto al nostro vescovo Favale Giuseppe, che ha voluto, come ogni anno, condividere questo momento di festa, così come voglio ringraziare tutti quanti voi per avere risposto così numerosi a celebrare l'Eucarestia come atto di ringraziamento al Signore per il dono del suo amore e della sua benevolenza nei nostri confronti, così come il quale si è trovato a intraprendere questa nuova avventura in una maniera tutta particolare. Avremo modo negli anni futuri, a Dio piacere, di celebrare in maniera solenne quello che è il nostro atteggiamento di reverenza nei confronti dei santi Quirico e Giuditta. Ringrazio il Comitato per l'attenzione, per l'impegno che hanno profuso per far sì che tutta questa celebrazione che stiamo vivendo per vivere sia vissuta in maniera intensa, così come ringrazio anche le autorità civili e militari che condividono con noi questo momento di festa. E insieme vogliamo ringraziare il Signore, celebrando devotamente, attentamente, con intensità di vita e di fede, la nostra Eucaristia. Messo. Dovrebbe arrivarti il doppio canale adesso, dalla Reggenzana. Ringrazio di cuore del Carmelo per le parole di accoglienza che ha rivolto a tutti noi. Saluto tutti e ciascuno nel nome del Signore, augurando la pace che il risorto è venuto a portare a tutti noi. Vogliamo vivere l'Eucaristia domenicale nella memoria dei santi Quirico e Giuditta con il cuore traboccante di gioia. Ma nello stesso tempo il nostro cuore vuole impetrare misericordia dal Signore. Siamo tutti peccatori, siamo fragili, deboli, cadiamo nel peccato, ma il Signore è misericordioso e ci rialza. In modo particolare vorrei richiamare una occasione particolare che ricorre il 2 di agosto. Credo che sappiate, almeno la maggior parte di voi sa, che oggi c'è il cosiddetto perdono di Assisi, l'indulgenza della Porziuncola. San Francesco, attraverso la Vergine Maria, ottenne dal Signore Gesù questo dono inestimabile della indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dalla Chiesa. E allora vorrei che all'inizio di questa Eucaristia pensassimo anche a questo dono, che si riceve innanzitutto partecipando all'Eucaristia, alla Santa Messa, e lo stiamo facendo in questo momento, e poi accostandosi al sacramento della riconciliazione. E io auspico che in questi giorni prossimi possiate accostarvi al sacramento della riconciliazione proprio per ottenere il perdono sacramentale. E poi pregheremo secondo le intenzioni del Papa, rinnovando la nostra professione di fede. Ecco, è un dono che la Chiesa ci fa, un dono che possiamo ricevere per la nostra vita, che possiamo anche applicare per qualche nostro caro defunto, perché questa indulgenza della Porziuncola è applicabile anche ai defunti. Ecco, ho voluto richiamare all'inizio dell'Eucaristia anche questa opportunità, che rende ancora più piena la festa dei santi Quirico e Giuditta. E allora, carissimi, con umiltà e sincerità riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison.
Dio onnipotente ed eterno, che hai dato ai santi Marti, Quirico e Giulitta la grazia di comunicare alla passione del Cristo, vieni in aiuto alla nostra debolezza. E come essi non esitarono a morire per te, concedi anche a noi di vivere da forti nella confessione del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso
che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ricordava all'inizio della celebrazione Don Carmelo che quest'anno ovunque nella nostra regione, a causa della pandemia che ci ha accompagnato in maniera cruenta nei mesi scorsi ma che ancora non si è allontanata da noi,
per cui dobbiamo mantenere tutte quelle precauzioni necessarie per contenere il diffondersi del virus. A causa di tutto questo abbiamo dovuto nelle nostre città ridimensionare le feste esterne dei nostri patroni, con grande dispiacere, però era necessario. Per cui noi vescovi di Puglia abbiamo voluto che in questo anno, solo in questo anno, a Dio piacendo, perché se ne verremo fuori e ne verremo fuori, potremo riprendere dal prossimo anno, tutto fosse riconducibile alla sola celebrazione liturgica. È un segno di attenzione verso la sofferenza di tanti fratelli e sorelle, verso i tanti morti che ci sono stati in Italia e non solo, in tutto il mondo, perché ascoltiamo ogni giorno un bollettino cruento alla televisione. Per cui questo ridurre l'apparato esterno vuole essere innanzitutto un segno di attenzione e di solidarietà con il dolore, le lacrime di tanti fratelli e sorelle. E poi anche perché in questo frangente in cui la crisi si fa sentire sotto tante forme, ecco, non era opportuno, ecco, che si desse spazio all'esteriorità, pur comprendendo le esigenze di chi vive attraverso le feste. Però, come ho detto, a Dio piacendo si potrà riprendere dal prossimo anno. E intanto abbiamo questa bella celebrazione, permettete che sottolinei l'aggettivo bella, in questo luogo suggestivo, all'aperto, davanti alla chiesa matrice, così bella anche nella sua facciata, questa torre accanto a noi e poi questo scenario magnifico della Valle d'Itria. Ecco, davvero, nonostante la sofferenza della festa vissuta in tono minore, però questa bella assemblea in un luogo suggestivo riempie il nostro cuore. Poi vedo che c'è molta più gente rispetto agli altri anni, eh? E quindi questo è anche un buon segno, perché vedo gente un po' raccolta attorno, un po' ovunque, quindi questo è un bel segno e mi compiaccio come pastore, come vostro vescovo, mi compiaccio di questa vostra presenza e davvero auspico che la devozione verso i santi patroni qui a Cisternino cresca sempre di più, anzi è un compito che affido a tutti voi. Lo affido ai sacerdoti innanzitutto, ma poi a tutti voi, fratelli e sorelle. Incrementiamo la devozione, il culto, la venerazione verso i santi Quirico e Giulitta, che sono una testimonianza viva. Nonostante i secoli che ci separano da loro, una testimonianza viva di un amore fecondo. Un amore che ha portato questa donna, questa mamma, a dire: io non abdico alla mia fede. Io sono cristiana e voglio mantenermi fedele alla mia fede. Una fede granitica, quella di Giulitta, che ha coinvolto anche il piccolo Quirico, che nel vedere la fortezza della mamma è arrivato anche lui a dire: io sono cristiano, provocando, lo sapete bene, la reazione del governatore, che avendolo tra le braccia dinanzi a questa espressione di coraggio di questo bambino, lo prende e lo scaraventa sui gradini, ammazzandolo all'istante. E la mamma, nonostante questo, si mantenne fedele fino in fondo, fino al momento in cui ha dato la vita per la fede, per il Signore Gesù. A me piace che nella liturgia di questa domenica, durante la quale qui a Cisternino celebriamo la festa dei santi Quirico e Giulitta, a me piace che la liturgia
ci abbia proposto come seconda lettura il brano della lettera ai Romani dell'Apostolo Paolo. Parole quanto mai appropriate all'esperienza dei martiri. Quindi appropriate queste parole all'esperienza di questa mamma Giulitta e del suo bambino Quirico. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Queste parole adesso pensatele sulle labbra di questa donna. Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? No. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Giulitta era consapevole che nulla, nemmeno la persecuzione, nemmeno la morte, poteva separarla dall'amore di Cristo, di cui lei era totalmente impregnata. Avvertiva quel che dice l'Apostolo, di essere amata da Cristo. E questo le ha dato la forza di affrontare il martirio, di andare sino in fondo con coraggio. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo. E noi queste parole siamo disposti a farle nostre stasera. La liturgia ce le ha proposte, queste parole, ma non perché le potessimo solo ascoltare e poi farle scivolare via. Ce le ha proposte queste parole perché le possiamo fare nostre. Anche noi dovremmo dire: chi ci separerà mai dall'amore di Cristo? Se noi siamo consci, consapevoli di questo amore che ci raggiunge, e l'amore del Signore è preveniente, ci precede l'amore del Signore. E Lui ci ha amato fino a dare se stesso sulla croce. E Lui, il Signore Gesù, è segno dell'amore sconfinato del Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Allora, se siamo consapevoli di questo amore, dovremmo anche noi dire con l'Apostolo Paolo, con Santa Giulitta e insieme a lei con San Quirico: chi ci separerà dall'amore di Cristo? In questo nostro mondo, in questi nostri giorni, in cui spesso il cristianesimo, il Vangelo, la proposta di vita cristiana viene derisa, osteggiata, perseguitata, in questi nostri giorni noi dobbiamo ritemprarci di coraggio e dire: nulla ci potrà mai separare dall'amore di Cristo. Questa è la testimonianza che ci danno i santi. Hanno creduto fino in fondo. Non è stato facile per loro affrontare la morte, erano creature come noi. Io immagino i momenti anche di tentennamento che ha potuto avere questa giovane mamma Giulitta. Però li ha vinti questi momenti di tentennamento ricordando l'amore di Cristo. E questo fuoco che bruciava nel suo cuore l'ha spinta fino in fondo, fino a dire il suo "eccomi al carnefice", pur di non rinnegare l'amore di Cristo. Cari fratelli e sorelle della città di Cisternino, impariamo dall'esempio dei nostri santi il coraggio a vivere il Vangelo. Impariamo dai nostri santi ad essere sempre più attratti dall'amore di Cristo. Lasciamoci possedere dall'amore di Cristo, ci direbbe San Paolo. Caritas Christi urget nos, l'amore di Cristo ci possiede e ci spinge a gesti eroici. Il martirio, ma non solo,
ai gesti eroici del vissuto quotidiano. E qui permettete un riferimento alla pagina del Vangelo di San Matteo, con il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Noi chiamiamo moltiplicazione dei pani e dei pesci, però non si parla di moltiplicazione, si parla di condivisione. Quel poco che gli apostoli avevano raccolto, che portavano con loro insieme al Maestro, quel poco viene posto nelle mani di Gesù, perché spezzando quel pane e donandolo tutta quella folla, 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, potesse sfamarsi. E quella folla si è sfamata ed è anche rimasto pane in abbondanza. Furono riempiti 12 canestri di pane dopo che tutta quella folla aveva mangiato. Vorrei richiamare quel segno e consegnarlo a me e a voi, il segno di quei pani e quei pesci, quel poco che avevano gli apostoli, che vengono posti nelle mani di Gesù perché la folla potesse sfamarsi. Ecco, noi dobbiamo dimostrare che siamo pieni di amore del Signore, che c'è questo fuoco in noi, se siamo capaci di donare quel poco che siamo innanzitutto, e poi quel poco che abbiamo. Donarlo, metterlo nelle mani del Signore per essere vicini ai fratelli e alle sorelle che sono nel bisogno, nel gesto della condivisione. Carissimi, oggi noi dobbiamo dimostrare che crediamo all'amore di Cristo nel momento in cui noi siamo attenti ai bisogni degli altri e ci fidiamo di questo amore di Cristo mettendo la nostra vita nelle mani del Signore e facendoci noi pane profumato di fraternità per gli altri. Così crediamo all'amore di Cristo e possiamo dire: chi ci separerà da questo amore? Se saremo capaci dei gesti eroici nel quotidiano della carità, che si fa solidarietà, condivisione con i bisogni dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. Dobbiamo entrare nella logica del diventare pane spezzato, come lo è stato Cristo del resto, e continua ad essere per tutti noi Cristo pane spezzato, soprattutto nel segno dell'Eucarestia. E quando noi ci nutriamo di questo pane spezzato che è Cristo, in noi viene questa forza soprannaturale, la grazia che ci permette di diventare pane di fraternità per gli altri e portare sollievo, portare speranza, portare consolazione a tanti fratelli e sorelle che sono nel bisogno e nella prova. Ecco, allora, onoriamo così i nostri santi patroni. Non hanno bisogno della esteriorità della festa. Non sono dispiaciuti quest'anno perché non ci sono i segni esterni della festa, i santi Quirico e Giulitta. Quei segni servono a noi e ci devono essere per creare il clima della festa. I nostri santi sono contenti di noi e ci benedicono se alla loro scuola impariamo anche noi a vivere l'amore vero, l'amore di Cristo, ricevuto in dono, quell'amore che poi ci trasforma e ci fa essere persone nuove, capaci di gesti eroici nel quotidiano della carità. Lo sottolineo, gesti eroici, però nel quotidiano, nelle cose spicciole, nelle cose che viviamo nelle famiglie, negli ambienti di lavoro, dobbiamo compiere
portare i semi di novità che solo l'amore di Cristo porta nella storia. Aiutateci con la vostra intercessione, o nostri cari patroni Quirico e Giulitta. Cisternino vi venera da secoli, Cisternino si affida a voi. Provocate tutti noi, cari nostri patroni, a credere all'amore di Cristo, a lasciarci possedere da questo amore e a diffondere questo amore, il profumo dell'amore di Cristo attorno a noi, come avete fatto voi con la testimonianza di una vita tutta impregnata di Vangelo, una vita che a distanza di secoli parla ancora, e noi siamo fieri di essere custoditi dalla vostra intercessione, cari Quirico e Giulitta. Benedite in modo particolare le famiglie di Cisternino, i giovani, i ragazzi, perché si aprano alla speranza di un mondo nuovo, mettendo a frutto quei talenti che il Signore ha posto nel cuore di ciascuno di loro. E il vostro sguardo di benevolenza si posi anche sugli anziani, gli ammalati, le persone sole, perché possano sentire che c'è un Dio che consola, che fa sentire la sua tenerezza, che è amore sconfinato. Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Confidando nell'intercessione dei santi Quirico e Giulitta, eleviamo al Padre onnipotente e misericordioso la nostra preghiera e diciamo: Padre misericordioso, ascoltaci. Per la Chiesa, perché senta compassione delle folle che hanno fame di verità e doni ad essere il pane di vita che nutre per l'eternità, pregheriamo. Padre misericordioso, ascoltaci. Per coloro che in questo tempo di emergenza lavorano per la sicurezza e il benessere del nostro Paese, perché siano sostenuti dalla nostra preghiera e riconoscenza, preghiamo. Padre misericordioso, per i cristiani,
perché comprendano che la condivisione del poco, fatta con amore, è un segno visibile di carità. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché nella fedeltà quotidiana al Vangelo promuova la cultura della solidarietà. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. Per questa città, per Cisternino, che oggi venera i suoi santi patroni Quirico e Giulitta, perché possa essere un luogo dove si vivono i valori umani e cristiani, dove tutti si sentono accolti, dove tutti mettono a frutto i talenti, i doni che il Signore ha posto nel cuore di ciascuno. Preghiamo. Padre misericordioso, ascoltaci. Accogli, o Padre, con bontà la preghiera dei tuoi figli, ascolta la voce del loro cuore, rispondendo al bisogno di conversione, per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il
Signore, riceva nelle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il sacrificio di riconciliazione che ti offriamo, Padre, nel ricordo dei tuoi marti, Quirico e Giulitta, ci ottenga la vittoria sul peccato e renda preziosa ai tuoi occhi la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, a imitazione del Cristo tuo Figlio, i santi martiri Quirico e Giulitta hanno reso gloria al tuo nome e hanno testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi martiri Quirico e Giulita, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In questo periodo, nella liturgia, non ci stiamo scambiando il segno della pace. Questo non ci deve, come dire, limitare poi nell'impegno a vivere la pace. Tra poco riceveremo il corpo e il sangue di Cristo, di colui che è la nostra pace. Accogliendolo nella nostra vita, il Signore Gesù ci porta ai gesti eroici della pace, che poi dobbiamo fare nell'esperienza quotidiana. Non rimandiamo a domani ciò che possiamo fare già da stasera, soprattutto nei gesti della riconciliazione, del perdono. Sia il modo più bello questo per onorare i nostri santi patroni. Se nelle famiglie, nelle relazioni, nei rapporti ci sono delle incrinature, ci sono delle situazioni di incomprensione, il Signore Gesù, che è la nostra pace, ci chiede di essere strumenti operatori di pace. Ce lo chiedono anche i nostri santi patroni. Prendiamo questo impegno mentre ci disponiamo a ricevere il corpo e il sangue di Cristo. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Coloro che faranno la comunione possono rimanere in piedi, gli altri possono anche stare seduti. Passeranno i sacerdoti per distribuire la comunione. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che ci nutri di un unico pane e ci unisci in un solo corpo, fa che non siamo mai separati dall'amore del Cristo e sull'esempio dei martiri Quirico e Giulitta possiamo vincere ogni prova nella fede del tuo Figlio che ci ha amati e ha dato la vita per noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Siamo giunti al termine della celebrazione eucaristica. Degli altri anni seguiva la solenne processione, prima della quale il primo cittadino della nostra comunità di Cisternino consegnava le chiavi del paese ai santi patroni. Questo gesto, che è simbolico, vogliamo affidarci certamente alla protezione dei nostri Quirico e Giulitta, verrà ripetuto anche quest'anno. Ora il vescovo consegnerà nelle mani del sindaco quelle chiavi che furono consegnate già l'anno scorso. Sarà un rito che si ripete ogni anno. Vogliamo accompagnare questo rito simbolico con l'inno ai santi Quirico e Giulitta. Thank you.
alla conclusione di questa bella celebrazione, una serata stupenda, ecco, ci ha accompagnato anche il clima giusto, ecco, questo vento leggero ci ha fatto sentire la carezza del Signore e la carezza dei nostri santi patroni. Ecco, siate fieri, carissimi fratelli e sorelle di Cisternino, siate fieri di essere custoditi dai santi Quirico e Giulitta, venerateli. Ecco, le parole del canto vorrei che fossero conosciute da tutti voi, perché sono un programma di vita. Don Carmelo, cerca di divulgare queste parole del canto che sono molto, molto significative. Ecco, è un'altra consegna che faccio a voi stasera, vedete quante consegne. Ecco, davvero auspico che Cisternino sia sempre più una cosa sola con i santi Quirico e Giulitta. Un saluto deferente al signor sindaco che ha rappresentato tutta la città nel compiere il gesto della consegna delle chiavi ai nostri patroni. Ecco, davvero in quel gesto c'è tutta la comunità cistranese che si affida ai suoi protettori. Un saluto cordiale a tutte le altre autorità civili e militari qui presenti, a tutti voi cari fratelli e sorelle di Cisternino. Senza dimenticare il saluto affettuoso ai cari confratelli, ecco, a Don Carmelo, Padre Tito e tutti gli altri confratelli che operano qui a Cisternino. E dico grazie dal profondo del cuore a tutto ciò che loro fanno qui con tanto zelo, con tanta passione, proprio perché ci tengono a far crescere sempre più la fede di tutti i cistranesi. E custodite questa bella città, questa natura bella che circonda la città di Cisternino. Ed ora su tutti invoco copiosa la benedizione del Signore. Una parola anche al comitato, ecco, lo ha ricordato, ecco, una parola di gratitudine anche al comitato, lo faccio anch'io. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa dei santi Quirico e Giulitta, patroni di questa nostra città di Cisternino, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nei santi Quirico e Giulitta la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nei santi Quirico e Giulitta ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Dopo che canteremo ancora l'inno ai santi Quirico e Giulitta, pregherei di lasciare l'ambito dell'assemblea liturgica con ordine, senza ammassarvi, e uscite con ordine, rispettando un po' quelle regole che ci hanno detto di rispettare. Facciamo tutto con ordine e continuiamo la nostra festa nelle nostre famiglie e nella nostra città di Cisternino. Buona festa a tutti.
la particolare diffusione nelle chiese paleocristiane del culto dei santi Quirico e Giulitta si devono al fatto che due persone fragili e semplici affrontarono il martirio come logica conseguenza della loro fede. Questa tragedia colpì e commosse tutta la cristianità, che li prese ad esempio di una famiglia ideale sotto tutti gli aspetti. Giulitta era una giovane vedova cristiana, nobile e benestante, dimorante a Iconio, oggi denominata Konya, importante centro della Turchia, unitamente al figlio Quirico, ivi nato nel 301. In quella città vi era una fiorente comunità cristiana, perché il cristianesimo vi era giunto nel 47 d.C. con la predicazione di Paolo e Barnaba, del quale conserviamo la statua tra i lecci di Santa Maria di Bernia. Quando iniziò la persecuzione di Diocleziano, Giulitta, Quirico e due ancelle fuggirono dalla città per rifugiarsi a Tarso, capoluogo della Cilicia e città natale di San Paolo, sperando di trovare più protezione. Invece madre e figlio, appena giunti, furono arrestati e portati alla presenza di Alessandro, preside della provincia. Giulitta fu torturata, ma non rinnegò la fede, ripetendo coraggiosamente: «Sono cristiana». Quirico, strappato dalle braccia della madre e vedendolo sanguinare, piangeva e gridava anche lui: «Sono cristiano». Il preside tentò di calmarlo, ma perduta la pazienza, lo prese per il piede e lo scaraventò sulle scale del pretorio, dove andò a sfracellarsi Giulitta. Giulitta ringraziò il Signore per averlo visto morire da cristiano e piegò la testa davanti al carnefice. Divennero protettori di Cisternino. Nel XIX secolo l'arciprete Don Achille De Vito Franceschi, nel suo Cenno storico di Cisternino e biografia dei santi Quirico e Giulitta, scrive che da immemorabile tempo la patria nostra ha venerato e venera questi martiri gloriosi col maggiore culto, dopo aver rizzato da prima una graziosa chiesetta in onore dei santi sull'ampia stradale fuori delle mura, e poi se li elesse con approvazione della Santa Sede per i suoi particolari patroni e protettori. E si fu quando, con un singolar prodigio, venne, merce loro, come si crede, serbati immune da un pestifero morbo contagioso che nei vicini paesi grassava nel 1691. Mia nonna raccontava, pur avendo appreso dai suoi antenati, quando si tramandava ancora la memoria storica, che una povera donna che di buon mattino di un giorno di fine giugno andava a spigolare per dare da mangiare ai suoi figli, vide un bambino che scopava proprio sul piazzale della chiesa di San Quirico e gli chiese: «Cosa fai con quella scopa più grande di te? Non lo vedi?» Rispose il bimbo: «Sono Quirico, San Quirico, e scopo la peste», e sparì. La donna quel giorno non andò più ai campi, ma si recò in chiesa a raccontare sbalordita e piangente quanto le era capitato. Sacerdoti, autorità, popolazione si rivolsero alla Santa Sede e con decreto della Santa Congregazione dei Riti del 23 gennaio 1694 San Quirico e Giulitta divennero protettori di Cisternino. Trascorsero degli anni, ma il Venerdì Santo del 1726 il reliquario d'argento cesellato contenente alcuni ossicini di San Quirico fu accolto solennemente nella nostra
Cisternino. Carissimi amici e fratelli nella fede, ecco, ritorna come ogni anno la festa patronale in onore dei santi Quirico e Giulitta. Certamente non è un appuntamento usuale che noi dobbiamo accogliere con superficialità o soltanto con spirito festaiolo, tra le tante che magari potremmo pensare di impostare nella nostra comunità civile o religiosa di Cisternino. La festa patronale è un riandare al passato, proprio per ricordare queste persone che i nostri antenati hanno voluto scegliere come santi protettori della nostra comunità, quasi come delle guide spirituali alle quali noi possiamo attingere perché oggi possiamo esprimere al meglio la nostra vita di fede. E certamente questo ritornare al passato non è semplicemente fare un memoria di un qualcosa di bello, ma è anche un rendere attuale ciò che essi hanno vissuto al loro tempo. La testimonianza coraggiosa nel dire io sono di Cristo, così come fece San Quirico dinanzi al governatore romano che lo invitava ad abbandonare la fede dei padri. Quest'anno la festa, come si sa, viene vissuta in maniera diversa dagli altri anni. Se avete notato, non ci sono le luminari, non ci saranno i fuochi d'artificio, non ci saranno le bancarelle, non ci sarà quel tono festaiolo che certamente faceva anche piacere perché era un momento anche di incontrarsi nella gioia per condividere un momento di diversità dagli altri giorni. A causa della pandemia noi siamo invitati dalle autorità civili, dalle autorità religiose in modo particolare, a vivere intensamente questo momento di aggregazione comunitaria in onore dei santi patroni Quirico e Giulitta nella sua sfera semplicemente religiosa. E questo per noi non significa ridurre la festa, ma inquadrarla nella maniera più giusta. Una festa religiosa che non venga vissuta con la partecipazione ai sacramenti, alla liturgia della messa, ma vissuta semplicemente come festa esteriore, perde il suo valore. E allora recuperare questo senso di appartenenza alla comunità religiosa significa anche riscoprire la grandezza e l'importanza della festa patronale che è unica per tutto il paese. La pandemia ci ha costretti a vivere in maniera diversa un po' anche un lungo periodo. Certamente siamo stati un po' tutti costretti a stare in casa e questa costrizione ha segnato un po' le nostre vite, sia in negativo e anche in positivo. In negativo certamente ci saranno stati delle situazioni in cui magari i bambini non hanno potuto vedere i loro amici, non hanno potuto incontrarsi a scuola, non hanno potuto incontrarsi nelle palestre, nei luoghi di aggregazione, nei luoghi di divertimento, costretti a stare in casa, però hanno scoperto l'importanza di appartenere ad una comunità familiare dove anche il papà e la mamma abitualmente stavano dalla mattina alla sera. E quindi se da una parte certamente ha segnato in negativo questa situazione della pandemia, dovremmo forse anche riscoprire e valorizzare anche gli aspetti positivi, quali ad esempio la riscoperta del valore fondamentale e centrale della famiglia umana e cristiana, così come la comunità familiare che vive i valori del rispetto, dell'amore, del dialogo, della comprensione, anche della sopportazione reciproca. Certamente questo segna la vita di ognuno anche in positivo, perché poi andando nella comunità più grande questi valori possono essere anche vissuti e testimoniati, così come si è potuto anche riscoprire la preghiera in famiglia, sia la partecipazione alla messa così trasmessa dalle varie reti televisive, sia anche attraverso la partecipazione alla messa che comunemente si è celebrata con la trasmissione dalla Chiesa Madre di Cisternino. Così come credo che sia stato importante anche riscoprire il valore del dialogo tra fratelli e sorelle, tra genitori e figli, tra padre e madre, e che l'esigenza della comunità religiosa, se da una parte ci è venuta a mancare, l'abbiamo riscoperta nella sua valenza familiare. E a partire da questa familiarità umana forse abbiamo rivalutato, e dell'augurio che noi vorremmo fare a tutti quanti voi è che riscopriamo anche l'importanza della familiarità
della Chiesa. Noi siamo la famiglia dei figli di Dio, di cui i santi patroni sono le nostre guide, i nostri un po' padri e madre. Ecco, non disperdere tutto questo, certamente per noi quest'anno è uno degli obiettivi che intendiamo portare avanti, per cui nell'augurare a voi tutti di vivere intensamente questo momento della festa patronale, riscopriamo e riscoprite un po' anche questi valori che in un certo qual modo si andavano affievolendosi, e così, rafforzati in questi valori, l'anno prossimo ci auguriamo di celebrarla al meglio questa festa, sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista organizzativo ed esteriore. Un grazie di cuore va al comitato che ha predisposto anche quest'anno qualcosa perché tutto avvenga nella maniera migliore. Un ringraziamento a tutte le autorità civili e religiose e militari che in un certo qual modo contribuiscono al buon andamento della vita civile di Cisternino. Un ringraziamento vorrei darlo anche ai coloro i quali con pazienza e con entusiasmo hanno permesso e permettono ancora di ricevere nelle nostre case la diretta della messa domenicale. Però io vorrei invitare davvero tutti quanti a sentirci parte integrante di questa famiglia e a parteciparla, questa vita comunitaria, non soltanto con la celebrazione dei sacramenti, della confessione, dell'Eucarestia, ma anche la partecipazione alla messa, che è il centro, il culmine della nostra vita cristiana. Per cui nell'augurare una buona festa, auguro a tutti e a ciascuno di poter riprendere con coraggio, con entusiasmo, a vivere da cristiani e a testimoniare questa vita nel mondo di oggi. Auguri a tutti e buona festa.